L'innovazione è poter apportare una nuova metodologia e si può pensare negli ultimi 30 anni a quanta innovazione c'è stata nel mondo per l'umanità. Quindi una nuova via da percorrere per poter migliorare i nostri stili di vita, l'inclusione sociale e tantissimi problemi che ancora oggi ci sono da poter migliorare. Allora, non per fare un torto al mio professore di greco, però mi viene in mente l'etimologia latina, quindi da innovatio, poter perseguire nuove vie, nuovi metodi per la ricerca, l'innovazione di conseguenza. Per me metodo è proprio perseguire una via, metodos, così faccio il pari col professore di greco. E il metodo, quindi percorrere questa via, è il modo in cui la si percorre, quindi è una metodologia. Il progetto non deve finire nel momento in cui va sul mercato, ma il progetto deve poter finire con la trasmissione dei risultati per una nuova azienda e per un nuovo ciclo di innovazione. Questa è la vera innovazione, quella quindi metodologica, poter dare la possibilità che un progetto non finisca nel progetto in sé, ma dal progetto nasca un nuovo progetto e quindi un nuovo ciclo di innovazione, una linearità di percorso. Questo secondo me è quello che manca oggi all'Italia. Con i Competence Center, quindi la nuova sponsorizzazione del MISE a poter legare i centri di ricerca, le PMI, si sta creando, quindi sul modello tedesco, una nuova via, un nuovo metodo per evitare questa dispersione. Sappiamo soltanto che ci sono un sacco di finanziamenti dell'Unione Europea diretti, noi lavoriamo direttamente con la Commissione, evitando, per una scelta puramente metodologica e di core business, i fondi strutturali, che sono quindi mediati da regioni o da altri enti. Li evitiamo perché sappiamo che direttamente la Commissione Europea, ad esempio nell'Horizon 2020, ci sono un sacco di fondi, si parla di miliardi di euro destinati a questo programma, finanziati al 100% a fondo perduto. Quindi sono ottime opportunità che le piccole e medie imprese non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Sappiamo che uno dei principali problemi delle piccole e medie imprese è il fatto di non avere la possibilità economica di poter aprire delle BU, delle business unit, destinate allo sviluppo di un progetto. Ci sono le idee, noi siamo un popolo di inventori, navigatori e poeti, diceva qualcuno tempo fa, spesso non abbiamo la possibilità economica, ma in questo caso anche conoscitiva, di poter accedere a determinate metodologie per innovare la nostra società, ed è un peccato questo. Noi come agente cerchiamo di fare da traghettatori, quasi da mediatori per lo scale up delle piccole e medie imprese. Vogliamo accompagnare per mano le idee innovative. Bisogna entrare nell'ottica che il mercato è globale. Ora, al di là se politicamente si è più vicino a un'idea piuttosto che a un'altra, le sfide sono globali, il mercato è globale. Chiudersi all'interno di un mercato italiano sicuramente non fa che precludere opportunità e di conseguenza non fa che precludere nuove strade, nuovi metodi, nuove innovazioni. Il mio consiglio più grande è veramente quello di guardare al di fuori dello Stato italiano, di poter prendere tutte le opportunità che ci sono date dall'Unione Europea in questo momento e di poterle perseguire al fine di far crescere l'Italia e l'Europa. Noi siamo l'Europa.